Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La perturbazione atlantica, annunciata nelle scorse puntate, ha raggiunto e ha portato sull'Italia piogge e temporali su diverse zone della penisola, in particolar modo sulle regioni centrali tirreniche. Questo primo peggioramento di ottobre, tuttavia, sta già lasciando la nostra penisola e ciò favorirà un veloce miglioramento del tempo. Veloce perché già da domani, martedì 3 ottobre, a partire dal nord-est, la breve pausa anticiclonica farà da apripista ad un basso sistema depressionario che scivolerà lungo il bordo orientale dell'alta pressione, situata attualmente tra Europa centrale e Scandinavia. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli previsionali, potremmo andare incontro alla prima ondata fredda della stagione, di stampo quasi invernale, con temperature in netto calo su tutto lo stivale e conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolar modo lungo tutto il versante adriatico italiano. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 3 ottobre. Tempo in generale miglioramento su entrambe le regioni, difatti al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque, sui territori di Puglia e Basilicata. Dal pomeriggio qualche nube in più interesserà le coste adriatiche e i rilievi della Basilicata e dalla sera anche il Gargano, ma senza fenomeni. Le temperature, come vediamo dalla grafica, risulteranno gradevoli durante le ore diurne, con punte di 25-26 gradi, ma in costante diminuzione durante le ore serali. I venti, inizialmente variabili, tenderanno a ruotare dai quadranti settentrionali, a partire dal nord della Puglia. I mari risulteranno poco mossi sia l'Adriatico che lo Ionio. Ma ecco che la regia ci ricorda la nostra consueta rubrica, la foto del giorno, dove oggi ringraziamo il nostro telespettatore Rocco Michele Renna, da Gravina in Puglia, Bari, che ci ha inviato la bellissima foto del tramonto che abbraccia il quartiere storico di Gravina, affiancato dal ponte acquedotto, risalente al 1700, che collega le due sponde dell'omonimo torrente Gravina. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata prossima. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.